Grazie, Assessore Di Matteo. Adesso è iscritto a parlare il collega Febbo. Grazie Presidente, ribadisco che sono di Chieri, sì. Grazie signor Presidente, un saluto a lei, al Presidente della Giunta, agli assessori e ai colleghi consiglieri. Ma io credo che le parole del mio capogruppo Sospiri debbano far meditare questa assise, debbano far meditare gli abruzzesi. Perché vede, ciò che lui ha detto lo abbiamo già detto e affrontato in questa assise. Nella seduta del 23 febbraio del 2016, discutendo una mia risoluzione di qualche giorno, di qualche settimana prima, proprio questi erano i concetti che noi stavamo ribadendo, che uno strumento come di programmazione e di pianificazione territoriale, come il master plan, doveva essere portato in approvazione all'assise regionale. Spiace che il collega D'Alessandro non sia in aula, ma lui forse dimentica un passaggio del precedente governo, perché noi, i nostri fondi FAS, allora così venivano chiamati, perché ogni programmazione settennale ha un nome che gli viene dato diciamo, dal governo nazionale. Lo discutemmo all'interno lo facciamo calare all'interno del bilancio di previsione e all'interno di alcune poi delibere di giunta che, ricalcando quei passaggi, andarono in commissione. Voi questo passaggio lo avete totalmente ignorato, lo avete totalmente disatteso. Io vi ricordai quello che fu l'intervento dell'allora capogruppo di Italia dei Valori, Cece D'Alessandro, rispetto ai fondi FAS che noi vi proponevamo. Ma l'ex sottosegretario D'Alessandro dimentica un altro passaggio importante, che noi nel precedente governo mettemmo all'interno del tavolo dello sviluppo, cioè della programmazione complessiva dei fondi FAS. Mettemmo il capogruppo del PD, che sedeva puntualmente a tutte le riunioni che venivano convocate con le parti sociali, con gli imprenditori, con i territori. Quindi c'era un'ampia partecipazione dell'opposizione e di questa assise che conosceva, sapeva e poteva intervenire. Mi sembra che in questo caso poco sia stato fatto, poco o nulla. Beh, le parole dell'assessore Donato Matteo, per chi capisce, per chi è attento ai vari passaggi, sembra che siano state chiare, nette, come sono state chiare, nette sue assenze su delibere di giunta, come sono state chiare e nette su altri assessori che sono assenti in altre delibere di giunta. Lo vedete i territori come si muovono, su come vengono fatte alcune scelte. Vede, noi non possiamo, facciamo parte di quella opposizione, lo abbiamo sempre detto, che ci proponiamo per migliorare ciò che fa questo governo. Noi non parliamo di libro dei sogni, lo abbiamo detto più volte. Noi non siamo quelli contrari alle Olimpiadi di Roma, assolutamente. Parliamo di 1.500 milioni di euro, 1,5 miliardi, che vengono calati all'interno di uno strumento programmatorio sulla regione Abruzzo. E sappiamo che quei fondi, trattandosi di prima programmazione, seguendo quelle che sono le attività, sappiamo che ci sono. Da fastidio il nostro mancato coinvolgimento, il mancato coinvolgimento dei portatori di interesse. Se il Presidente mi dà più tempo, posso leggere tutte le dichiarazioni dei vari presidenti delle confederazioni, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali, del mondo dell'associazionismo, che su questo master plan non hanno detto proprio nulla. Lamentiamo che sembra che tutto è fatto domani. E su questo siamo preoccupati, perché eravamo preoccupati che non avevate fatto questo passaggio che oggi state sanando. Ne denunciamo un altro a gran voce.
Voi non avete fatto sui progetti strategici che avete calato. Non avete fatto altri passaggi strategici importanti. Quando all'interno di un piano come questo mettete, scrivete che volete intervenire sui bacini sciistici, quello di Passo Lanciano, quello dell'Aquilano, e non fate la valutazione strategica, ma credo che non andate da nessuna parte e poi vi fermate. Perché quando io vi dico e faccio appello alla sensibilità, per esempio, della dottoressa Gerardis, presidente della commissione del Comitato Via, nominato da D'Alfonso, così come tutti gli altri membri, senza passare dal Consiglio, che alcuni atti vanno valutati, non per il Comitato Via lavarsi le mani. E poi succedono i problemi che sono successi a Ortona, e poi succedono i problemi che succedono a Pescara sulla diga, e poi succederà quello che purtroppo sta succedendo sulla Fondo Valle Sangro. Vedete, sulla Fondo Valle Sangro io sono felice dei vari step che si stanno susseguendo, ma credo che i vari step siano condizionati da una decisione del VIA che se ne lava le mani, ma contemporaneamente fa prescrizioni di 47 pagine. E se qualcuno pensa che quelle prescrizioni non vadano a incidere sul bando, così come è successo sul dragaggio di Ortona, beh, ne riparleremo. Noi siamo preoccupati su questo. Noi siamo preoccupati perché, caro Presidente, lei è venuto e ci sono diversi consiglieri presenti, spiace che non c'è il Presidente di Pancrazio, ma c'è sicuramente il Presidente della Commissione Agricoltura, Berardinelli, e altri. Lei ha partecipato a quella grande manifestazione che si è fatta all'Aquila della Coldiretti, che oramai è datata di 8 mesi fa, e in quella manifestazione lei disse, e poi ci siamo scoperti, risolto il problema della Marsica, del sistema irriguo dei bacini del Fucino in 15 giorni, che erano già pronti i bandi. E poi leggiamo all'interno del master, caro Presidente, ecco quello che, su cui noi vorremmo invece aprire il dialogo. Perché avete ridotto quel finanziamento che c'era sulla finanziaria fino all'ultimo precipe? C'erano 99 milioni di euro. E lo avete portato a 50, quanto sappiamo, e Lorenzo Berardinetti lo sa, ma lo sa anche il Presidente Pancrazio, ce ne vogliono almeno 121, e voi l'avete portato a 50. E non puoi venire poi in un'assise per prendere l'applauso, per prendere in giro gli agricoltori, a dire fra 15 giorni faccio il bando. Noi vogliamo essere realistici, vogliamo proporci e vogliamo discutere con te su come attuare questo master plan. Rimaniamo non soddisfatti di questo master plan perché stranamente hai cancellato, e mi dispiace che le organizzazioni sindacali non abbiano detto nulla, hai tolto il campus dell'automotive, che è stato per anni un campo di battaglia, che ci è stato richiesto dalla Sevel, che ci è stato richiesto da Marchionne, lo hai cancellato, non c'è. Hai cancellato sull'altro strumento di programmazione importante, su cui era già scritto, era lo stesso scritto sulla Fondo Valle Treste, sullo strumento di programmazione dell'ANAS. Arrivo, Presidente, però guardi, questo è un argomento, cioè parliamo di 1.500 milioni di euro. Se dobbiamo parlare un minuto io mi taccio e vabbè, approvato. Ecco qui.
Devo fare? Posso pigiare? No, non sto facendo niente. Bene. Dicevo, c'è un altro strumento importante che credo il mondo imprenditoriale, un altro segmento del nostro PIL importante per questa regione, che è quello della filiera della pasta. E quindi sto parlando della cosiddetta trascollinare, la SS81, quella che fa Fara San Martino, caso di Guardiagrele, che ha subito lo stesso iter e di approvazione e di inserimento all'interno della programmazione ANAS. E stranamente è stato cancellato. Ecco, noi su questo vorremmo aver discusso prima. Apprendiamo dal collega D'Alessandro che questo strumento si potrà ampliare, si potrà modificare. Beh, noi speriamo che ci coinvolgete, che ci chiamate. Bene, grazie. Un'altra delibera di giunta che ci cala, che ci viene a portare delle modifiche. Vede, noi abbiamo visto come fa velocissimamente il presidente D'Alfonso ad accontentare i territori. C'era un progetto dei fondi FAS che iniziava il cammino del bacino sciistico del Chietino, quindi parlo di Rapino, Pretoro, di tutto quel territorio, dove c'erano a disposizione 3 milioni e mezzo. A un certo punto gli ha detto: non vi preoccupate, 3 milioni e mezzo sono insufficienti, ve li tolgo e ve ne metto altri 20. Intanto in quella programmazione, in quella passata, i 3 milioni e mezzo sono scomparsi, la progettazione, la programmazione non si può fare più, aspetteremo. Quando? Non lo so, perché ripeto, non avete assoggettato questo strumento alla valutazione ambientale strategica, che è un passaggio fondamentale. Altrimenti, anche io fra qualche mese, mi auguro di no, ma anche io fra qualche mese dovrò dire che questo rimane un libro dei sogni. Grazie. A oggi io non credo che sia un libro dei sogni. Grazie, chiaramente Presidente. Non lo do neanche per attuato, non dico neanche che già abbiamo i soldi in tasca, perché abbiamo avuto l'approvazione del CIPE. Manca lo strumento importante, la registrazione della Corte dei Conti. Grazie, Presidente. La registrazione della Corte dei Conti, e termino, che io vedo un attimo difficile, non perché non ci sono i fondi ci sono, ce l'hanno assicurato. Purtroppo dal momento dell'approvazione del CIPE al passaggio alla Corte dei Conti c'è stato un qualcosa che ha coinvolto la città di Amatrice, e non vorrei che i fondi destinati in generale al patto per il Sud, che è il patto grande a cui noi rientriamo, fossero destinati ad altro. Grazie, Presidente Febbo. E adesso vedo iscritto